東に向いてるライ「目がけて差し込んだ光に瞳を開いたら」「昨日の暗い雨を濡らしてた雨音」「かすかに思い出した」 Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati su Japan Wildlife, lo show di Steinhardt dedicato ad anime, manga e Giappone. Oggi ho di nuovo Daphne, io sono super contenta di, di ospitarti Daphne. Ciao, grazie, <ride> anch'io sono sempre contentissima di partecipare, sempre un onore. E eh, per me ancora di più, perché oggi proprio ti chiamo in veste di... Non so, per me l'esperta più vicina in tutti i sensi, cioè alla mia età, ai miei studi, eccetera, che conosco, che non siano proprio i professoroni e... Eh, ti chiamo anche per questo perché so che sei in grado di ehm, semplificare anche l'argomento che andiamo a trattare oggi, ovvero la letteratura classica che è anche yeah. quello che porti eh, sul tuo profilo Instagram, la letteratura classica giapponese ovviamente ehm, che eh, si distingue un pochino da quella contemporanea che vedo più che altro eh, letta anche. Nel Bookstagram, ad esempio no? assolutamente e... Sì, sì, sì. E quindi uh, mi sembrava interessante in realtà chiarire come le cose che leggiamo oggi in realtà uh, siano state profondamente influenzate da quanto è avvenuto prima. E anzi, in realtà, cioè, si originano mh, da. Tantissime, ehm, tantissimi sviluppi proprio della letteratura che sia nella prosa nella poesia prima addirittura c'era una commistione delle due quindi ne parleremo e, sì. e niente allora ecco, eccoci qua e perciò io partirei subito chiedendoti intanto eh, forse anche un pochino proprio il tuo parere personale del perché bisognerebbe leggere la letteratura classica giapponese perché appunto leggendo quasi tutti solo quella più contemporanea al massimo un po' quella moderna eh, la letteratura classica credo che rimanga un pochino um, mh, mh, diciamo mh, lasciata da parte allora è dici vero. tu secondo te perché vale la pena leggere qualcosa di classico uh, è già una domanda difficilissima <ride> partiamo dal fatto che io sono ovviamente di parte no? perché eh, studiandola e avendone fatto un po' anche la mia missione di vita <ride> virgolette eh, sono chiaramente follemente innamorata però se lasciamo da parte tutti quelli che sono magari i miei, le mie opinioni soggettive no? che quelle chiaramente mm. variano da persona a persona eh, senz'altro è molto importante leggerla perché come hai detto molto bene tu consiste un po' nella base um, come tutte in realtà le letterature classiche comunque sia fornisce uh, una chiave di lettura in più anche per tutto quello che è avvenuto dopo e mm. anche per degli aspetti della cultura pop uh, che sono in voga oggi in realtà conoscere la letteratura classica ti aiuta non solo a capire certi riferimenti che comunque è un aiuto diciamo, per approfondire la, le la lettura di un testo, di un'opera uh, però in un certo senso ti, mh, ti aiuta anche a fare delle connessioni in secondo luogo, eh, trovo che sia molto importante leggerla, leggere letteratura classica giapponese, perché è un'esperienza un proprio a livello umano, cioè il fatto che ci si trovi ad empatizzare eh, e a commuoversi e a, a, insomma, a provare delle emozioni anche forti eh, nei confronti magari di personaggi che sono stati scritti e si muovono in un contesto storico e culturale completamente diverso dal nostro. Uh, cioè proprio un'esperienza universale ti arricchisce in quanto essere umano sì, sì 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 anche perché cioè se già pensiamo come ormai si dice sempre che il Giappone già come paese anche adesso ancora rimane così diverso da noi perché è dall'altra parte del mondo e bla 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 cioè immagina addirittura appunto leggere di storie scritte Migliaia di anni fa, a maggior ragione, in effetti, dovrebbe essere diverso, ma è diverso persino per loro. Cioè che Beh, mi risulti, sì, anche, certo. anche per i giapponesi, è una cosa molto distante e um, forse anche più faticosa da capire, non saprei. Eh, da una parte sì, eh, anche perché per loro c'è una sorta sempre di rimessa in discussione, no? a livello di identità, comunque. Quindi per loro è un'esperienza ancora diversa rispetto alla nostra, per noi è una semplice scoperta mm. eh, perché veniamo dall'esterno, per loro invece, è una sorta di eh, proprio ritorno alle origini, eh, è un qualcosa dove si riscoprono eh, le origini di aspetti che tuttora però caratterizzano la loro cultura. Eh, e ti do di più per noi, magari occidentali, che ci approcciamo a entrambi, cioè alla cultura moderna e alla cultura classica giapponese. Per noi in realtà è un doppio viaggio. Mm. Perché eh, scopriamo intanto due culture completamente diverse e poi ci troviamo a fare comunque il viaggio all'indietro. Mm, sì, Quindi, Quindi sì, è proprio utile per collegare effettivamente proprio le due cose, almeno per noi. Invece sì, forse. Si può paragonare comunque un po' alla nostra anche scoperta delle, cioè delle nostre origini quando noi italiani, per dire, studiamo comunque Dante e la nascita della lingua italiana, perché poi, vabbè, nel nostro sì. caso eh, lo sviluppo è stato anche lì mh, particolare, cioè comunque dal latino, così come per il giapponese che nasce uh -huh. un po' dal cinese, e quindi penso che possa essere effettivamente una, una cosa molto simile come percorso. Eh, sì, sì. sì. E poi forse tu ne hai parlato una volta o, o forse l'ho sentito da qualche parte che uh, lì, da, lì, lì da te anche proprio all'Università di Chioto dove studi um, ci sono delle classi dove si studia Dante, giusto? Sì, 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 sì. Cioè, eh. um, allora, una delle specializzazioni di lettere è lingua e letteratura italiana. Quindi si studia Dante, mm. lo si studia sia in italiano sia in giapponese, ehm, c'è anche un corso proprio sulla storia della letteratura italiana ed effettivamente è molto interessante vedere l'approccio che c'è mm. a Dante. Perché cioè, deve, essere, deve essere strano, cioè non riesco a immaginare Dante <ride> tradotto in giapponese, cioè, cioè, già per noi <ride> pensare di capire Dante è un pochino, cioè nel senso è un pochino faticoso perché appunto era… Gli, erano gli inizi della, della lingua italiana e pensare una cosa del genere tradotta in giapponese come, cioè tu sai darci un qualche eh, piccolo, nel senso cioè tipo <ride> il, il lessico ad esempio, no? Cioè viene nella traduzione magari viene usato un qualche lessico anche lì antico per suscitare eh, quel senso di lontananza allora... da, dalla lingua attuale o... Allora, partendo dal fatto che io non ho letto tutta la traduzione italiana, Vabbè. ma solo magari quegli spezzoni che venivano citati in classe, perché ho sì. fatto un corso dovendo prendere dei crediti a caso, <ride> oltre la mia specializzazione mi sono sparata anche il corso su Dante. Ehm, allora, ci sono, ci sono varie traduzioni, partiamo da mm -hmm. questo, perché al contrario della letteratura giapponese classica, che in Italia non se la fila nessuno e non è quasi per niente tradotta, mm -hmm. abbiamo dovuto aspettare anni per avere una traduzione decente del Genji, per esempio. Mm. Ehm, al contrario di questo, in Giappone sin dal secolo scorso c'è stata una grande attenzione verso la letteratura italiana, mm. verso la letteratura in realtà europea in generale. E okay. quindi ci sono molte traduzioni. Ehm, diciamo mm. che chiaramente la traduzione è eh, qualcosa di fortemente parafrasato. Mm. Ok. Per forza. Sì. Quindi in realtà anche la struttura di poema si viene un, un po' a perdere, mm. um, e anche la scelta del lessico chiaramente non uh, uh, a parte il fatto che molte parole sono nuove nel lessico certo. giapponese, perché sono magari uh, cose o concetti che sono legati profondamente alla cultura europea e che quindi sono arrivati in Giappone nell'era Meiji. Sì, quindi già per questo sono nuovi eh, però in generale credo che sia stato fatto un lavoro di parafrasi perché altrimenti il testo sarebbe proprio incomprensibile, incomprensibile. cioè impossibile da tradurre esatto, sì. ma un po' come noi con, con la traduzione del Genji per esempio è vero che lo stile è rimasto intatto, lì per esempio eh, Maria Teresa Orsi è stata bravissima perché è riuscita a conservare lo stile originale dell'opera, però chiaramente l'opera in italiano non corrente. Non so che sbatti abbia avuto perché ci cioè, sono più di mille pagine che bisogna però, però ci arriveremo e ho fatto questa digressione anche perché poi comunque parleremo ancora di, di traduzione, mm -hmm. ehm, però ecco allora possiamo adesso direi iniziare effettivamente a... Definire, mh, diciamo, quando inizia a nascere una letteratura classica giapponese nel senso: eh, d'altronde la scrittura anche non è che ce l'hanno proprio avuta subito, e quindi cioè, se riesci a fare una sorta di excursus storico e poi ci dici insomma un po' i generi letterari e eh, le opere che hai selezionato anche per, per dirci okay. quali sono quelle più importanti. Volentieri. Allora, eh, partiamo un po' dagli inizi, se ti va. Eh, vai, vai. Il primo libro giapponese in assoluto che è il Kojiki, esatto. è un libro di storia, fra l'altro. Mm, praticamente è sì, sì è, pseudo, è, una è una storia mitologica, almeno esatto. gran parte dell'inizio è molto mitologica. E... Esatto, ma anche la parte finale, non ti preoccupare. <ride> perché, eh... non, ho avuto, non ho avuto il coraggio di leggerlo tutto, in effetti. <ride> <ride> eh, allora, la parte. Cos'è il Kojiki? Spieghiamolo perché, magari, chi ci ascolta e non lo sa. È eh, questa cronaca, letteralmente cronache di cose vecchie. Sì. Ed è eh, il primo libro che sono riusciti a scrivere eh, in lingua giapponese. Mm. Perché eh, il Giappone ha una, una, una storia un po' tortuosa: con la scrittura nel senso che eh, in, in Giappone non c'era un sistema di scrittura autoctono. Sì. Ehm, tra l'altro erano su un'isola, quindi erano estremamente tagliati fuori da tutto quello che era, insomma, lo scambio dei popoli, le civiltà, mm -hmm. eccetera, anche se anche loro avevano avuto, diciamo, degli scambi. Però eh, la scrittura non era mai permeata molto dal continente fino più o meno al III, IV secolo, quando dalla Cina iniziano ad arrivare gli ideogrammi. Però ci, mis ci misero un po' chiaramente i giapponesi ad adattare quel tipo di scrittura alla loro lingua. Certo um, e ci riuscirono finalmente uh, in questo libro del 712. Questo Kojiki um, in cui decisero di narrare la vera storia del Giappone. Il, il, <ride> la premessa del libro è che l'imperatore. Non mi ricordo se Temmu, adesso dovrei controllare, però l'imperatore uh, decide che i libri di storia ci sono degli errori nelle vecchie <ride> cronache di storia, quindi lui li deve correggere, <ride> dice di riscrittura. Riscrittura e quindi, decisamente. Esatto, e, e quindi lui eh, incarica praticamente chi è Noare, che è questa, probabilmente una donna, fra l'altro, questa canta storie, mm. quindi una, una persona con una memoria infinita. Lei le è di impararsi a memoria tutte le cronache esistenti e poi di recitargliele in modo che lui la possa fermare e dire: eh no, quella non è corretta. Riscriviamola così. <ride> ok. E quindi, eh, grazie anche a Ono Yasumaro, che è il tizio, il poraccio che si incarica di trascrivere tutte queste cose, esce ehm, fuori questo libro che narra la storia del Giappone e della stirpe imperiale dalla creazione del mondo. Ok. Mm. Um, e questo è diciamo, il, il primo libro scritto in giapponese. Il secondo grande libro scritto in giapponese è, è senz'altro il Mayoshu. Ok, la raccolta eh, di poesie: esatto, questa grandissima, immensa raccolta antologia poetica che ha più di 5.000 tra 4.500 e le 5.000 poesie. Quindi <ride> sì. Eh, che fu in realtà anche là, fu un mischione, fu un copia e incolla di tante poesie raccolte da vari libri, collezioni private. Alcune erano state solo tramandate a voce, e si decise di scriverle e metterle nero su bianco per la prima volta. Um, e questa è la nascita. In realtà, non è la nascita della poesia waka, perché um, la poesia waka era sempre stata cantata tramandata, mm, esatto. oramente, memorizzata, cioè, cantata di generazione in generazione, infatti preciso che... perché parli mm -mm. di cantare e che questo <ride> sì, è tra sì. l'altro, no no è giusto, è che ricorda un pochino, um, giusto per uh, magari dare familiarità a chi ci ascolta, a... Per me, per esempio, gli aedi greci che quindi raccontavano le gesta e comunque suonavano e cantavano in effetti. E, uh, e poi, appunto, il termine effettivamente anche che si utilizzava comunque era uta. Infatti, ci sono anche poi mm -hmm. gli, degli Uta monogatari, dopo ne parlerai, che però comprendono effettivamente queste uta, cioè queste canzoni, queste poesie. Quindi sì. ecco. Okay. Sì, sì, esatto. Quindi in realtà la poesia faceva molto parte della cultura giapponese, già da tempi, già da molto prima che ci fosse la scrittura, ehm, però, per la prima volta viene messa nero su bianco su questa enorme antologia poetica. Quindi diciamo che questo è proprio l'inizio. Ehm, anche il Mayoshu è stato scritto nella Ranara all'incirca nel 760. Mm -hmm. eh, quindi questi due importantissimi libri dell'VIII secolo sono proprio lo, il punto d'inizio Sì, e il Kojiki abbiamo detto che era appunto una sorta di cronaca della storia di come si è formato proprio anche il Giappone, cioè nel senso sì. proprio le isole ehm, grazie alla nascita di vari kami, quindi varie divinità e... Sì. Ehm, poi, in particolare, la nascita proprio di queste due eh, di cui tu hai anche parlato nel tuo profilo, i zanaghi e i zanami, ehm, che hanno proprio dato origine a, alle terre del Giappone mm. e ehm, a quelle che poi sono le divinità da cui si fanno direttamente discendere ehm, i membri della famiglia imperiale, quindi in particolare Amaterasu, la, mm. la dea del sole. E Quindi da lì tutte quelle leggende che in realtà penso qualcuno che ci ascolta, secondo me le ha già sentite, le, le troverà sicuramente online. Basta volevo che scriviate anche sulla materassu e <ride> finite in un sì. pozzo senza fondo. Un pozzo senza fondo, <ride> l'hai definito benissimo. Perché è davvero una cosa. Cioè, ti, ti porta da una cosa all'altra. Non so se voi, vi capita mai, però cioè io a volte su Wikipedia clicco un link che mi porta da un'altra parte e così via. Ecco più o meno la stessa roba, eh, ti, quando si tratta di. una spirale. Esatto, quando si tratta dei kami, dei kami giapponesi. Um, mm. Ok, e quindi queste, vabbè, diciamo, sono proprio le origini. Eh, perciò della, della letteratura classica direi e, e, e dopo, <ride> e dopo allora c'è stato un periodo di buio totale mm. in cui si è praticamente smesso di scrivere in giapponese, eh, ma si mm. è scritto tantissimo in cinese perché il cinese era in auge E poi è successo un fatto strano, ovvero ehm, l'imperatore Daigo. Siamo ormai dentro il periodo Heian. Eh, diciamo anno 1000 di in poi giusto per far sì, capire sì, allora in realtà adesso siamo all'inizio degli anni novecento sì e l'imperatore Daigo decide che eh, la poesia cinese non gli sta più così simpatica e ordina <ride> la compilazione della prima antologia imperiale di poesie giapponesi che è il Kokin Wakashu mm. che è un periodo epocale nel senso questo riconoscimento ufficiale, perché l'imperatore è la massima carica no? dello Stato, che riconosce e dà dignità alla letteratura giapponese, segna chiaramente un punto di svolta. Eh, ritorna in auge la poesia giapponese, che dopo il Mayoshu era rimasta, chiaramente se ne componeva ancora, però diciamo nell'ombra. Mm. Eh, ritorna in auge. E um, lo stesso compilatore del Kokin Wakashu, Kyokino Tsurayuki, che è fortemente amante no, della sua lingua, cioè lui si è reso conto di quanto sia bello effettivamente il giapponese, lui scrive questa opera, che è un diario, mm -hmm. che si chiama Tosanikki, il diario di Tosa, fingendosi una donna. Sì. Per avere il pretesto, siccome lui essendo un uomo avrebbe dovuto tenere un diario in cinese... Mm -hmm. Uh, un diario che però segnava solo gli eventi più importanti, le, le cose ufficiali. Lui decide invece di tenere proprio un diario personale, un diario segreto, tra virgolette, come se, fingendosi una donna e quindi scrivendolo in giapponese. Perché chiariamolo, proprio... nel senso le, era, era fino a quel momento il giapponese, diciamo, utilizzato proprio dalle donne anche quando si parlava di... Sì. Um, sì, di scrittura, e in particolare quindi si utilizzava il cana, e uh, ecco, no, non ho capito bene per quale ragione abbia proprio voluto fingersi una donna. Nel senso, non poteva solo scrivere in cana, o uh, comunque cioè, sì, poi continuare a scrivere le, le proprie cose personali. Tanto, forse, essendo scritto sì. in cana anche <ride> senza atteggiarsi, da donna, avrebbero potuto credere che fosse una donna o no. Beh, eh, in realtà è una domanda molto difficile, qui scenderemo in tecnicismi <ride> che magari potrebbero annoiare chi ci ascolta. Eh, Senz'altro c'era, in quest'epoca c'era un fortissimo binarismo di genere, mm. per cui era molto difficile giustificare un'azione così legata al ancora eh, sì. al, al genere femminile, giustificarla semplicemente dicendo, boh sì sono un maschio ma la faccio mm. ehm, quindi lui scrive questo diario fingendosi una donna ma tra l'altro cioè nel senso lui non, non mente mai sul fatto che dietro c'è un uomo proprio il diario inizia dicendo voglio provare a scrivere un diario fingendomi una donna come se fossi una donna okay. quindi lui non mente però deve comunque prendere almeno di facciata questa posizione Mm, okay. che un po' ci fa vedere quanto gli stereotipi di genere fossero forti già una volta cioè, pa eh, ripeto parliamo di 900 anno 1000 quindi cioè, veramente due millenni fa quindi sì. cioè, no, vabbè un millennio fa però millennio. <ride> eh, ok e quindi cosa cioè, se non sbaglio tra l'altro in verità comunque i nicchi in generale erano proprio um, io adesso qua farò la figuraccia anche perché, vabbè, eh, l'esame di letteratura, perdonatemi, ma l'ho fatto anni fa. E, però i nicchi in realtà erano abbastanza eh, anche quelli legati alla figura femminile, se non, se non ricordo male. E ce ne sono altri come quello di Murasaki Shikibu e quindi. Sì. Eh, dove, dove vediamo comunque in effetti proprio le loro esperienze anche come, come, come donne, che poi donne soprattutto della, della corte imperiale, quindi mm -mm. Comu comunque non, non credo che ci siano nicchi riguardanti donne qualsiasi, però eh, quindi comunque sarà sempre un po' limitato, credo, come, come visione. No? Beh, purtroppo dobbiamo, dobbiamo renderci al fatto che nel periodo Heian chi era in grado di scrivere... Mm. e che anche aveva il tempo di scrivere, di studiare, eccetera, erano chiaramente nobili, erano di tracce, nobili, una classe cioè. sociale estremamente elevata, per cui eh, tutte le tracce scritte che ci sono arrivate, chiaramente, mh, non solo sono state scritte da loro, ma parlano prevalentemente di loro, si concentrano okay. su, quella, su quello stretto sociale. ehm um, per chiarire perché, eh, così, so. perché così semplicemente la gente anche deciderà di iniziare a leggere la, la letteratura classica, insomma, che sappia che comunque c'è una sorta di filtro, direi, sì. no? di, sì, sì, di quanto sì. viene raccontato. E, Specialmente e... per quanto riguarda quel periodo, eh? poi eh, nelle epoche sì, successive ovviamente eh, il, lo stretto va via via ascendendo, anche perché la nobiltà mm. decade. Però sì. Eh, come dicevi tu, i diari sono squisitamente femminili. E dopodiché, cosa avviene oltre ai nicchi anche appunto i monogatari, sostanzialmente? Sì, no? Probabilmente la, la più grande rivoluzione di questo periodo è che nasce appunto il romanzo di finzione, il romanzo di fiction detto monogatari, che poi si divide in realtà in tantissimi filoni. Esatto. Tipo Luta Monogatari, per esempio. Ehm, e. Ehm, tra tutti questi, diciamo che c'è un pre e un dopo, e lo spartiacque è chiaramente il Genji Monogatari, la storia e di io Genji. Ci ci tengo, esatto, <ride> e io ci tengo a dire che hai tenuto tutto l'anno scorso, cioè sta ragazza è pazza, eh, però tutto l'anno scorso Daphne ha eh, tenuto sul suo canale Discord un, uh, un gruppo di lettura, eh, sì. dedicato al Genji Monogatari quindi comunque voi potete ancora accedere anche se ovviamente è terminato e stai portando già avanti altre letture ma eh, potete ancora accedere e trovare tipo, tutte le risorse sono Tantissime, non avete idea, perché non, ovviamente è stata aiutata per fortuna da, da tutti i partecipanti che comunque sì. volenterosi, curiosi di, di scoprire quest'opera, eh, che, come dicevamo prima, è anche lunga, e infatti, per questo ti ha preso tutto l'anno, no? Eh sì! Ha... Un capitolo a settimana! Per esatto. <ride> perché ha più di 50 capitoli, mille pagine, appunto, e, ed è impegnativo, ma perché è impegnativo, appunto? Dici, dici di più? Allora, eh, <ride> eh, 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 <ride> ehm, facciamo un paragone un po' spicciolo. Mm. Il Genji Monogatari è come se fosse la divina commedia giapponese, no? Mm -hmm. Cioè, è, um, è l'opera principale, ed è quella che ha cambiato di più, il corso della storia della letteratura. Ed è quella sì. che tuttora tutti citano e tutti devono conoscere in un certo senso. Sì. Um, quindi chiaramente non è un'opera che si può liquidare così dicendo. Poi chiaramente nel Book Club siamo stati molto leggeri, ci siamo certo. mantenuti sempre su, un, uh, su uno stile rilanciano uh, e, e tranquillo. Uh, però è, è evidente che, essendo un grande classico, comunque ci sono moltissimi spunti di riflessione, moltissime cose che ti arrivano anche dopo mille anni e tu in qualche modo le devi un po' processare. Quindi, chiaramente uh, c'è quella difficoltà. In più, mettici anche che comunque è stato scritto in un contesto culturale e storico lontanissimo dal nostro, quindi chi uh, il lettore del 2022 italiano si trova davanti a un mondo uh, veramente molto difficile da, da interpretare è un mondo sì. in cui non, non si sa muovere mm, mm, mm. sì, e quindi, precisamente eh sì, e quindi anche abituarsi diciamo a eh, capire che cosa sta succedendo proprio a livello di background eh, non, è, non è semplice, secondo me è la parte più difficile forse di tutto il romanzo eh, ed è anche quella dove io volevo un po' venire incontro mm. E penso di esserci riuscita, perché poi, alla fine, comunque tantissime persone sono riuscite ad arrivare a fine lettura e sono rimaste entusiaste di questo romanzo. Sì, ho visto dei eh. feedback veramente. <ride> che, cioè, nel senso, appunto, appunto, dimostra come si è approcciata nella maniera giusta, anche un'opera un o qualcosa di lontano dalla nostra cultura. Non parlo poi solo di quella giapponese, ma in generale. Se presa dal verso giusto, e anche senza forse quella pressione, oserei dire, dovuta agli studi, magari, no? Perché credo che molti in sì. realtà che si sono sì. uniti, non, non fossero neanche vicini alla, al Giappone. Per, per dire con gli studi della lingua o di qualcos'altro, quindi Assolutamente, erano solo interessati. Persone, esatto, c'erano tantissime persone che magari non hanno mai proprio neanche studiato la storia del Giappone, non sapevano niente, niente, eh, niente che magari sì. mi hanno conosciuto attraverso Instagram e si sono incuriosite. Esatto, eh, quindi è faticissimo sì. e appunto ho visto delle, de, de, una bella risposta sì, e, sì. e infatti sì, tante sì. che sono, sono rimasti in molti. Anche per proseguire su altri, su altri fronti. È vero. E, e il Genji Monogatari, facciamo anche, visto che lo stiamo esaltando così tanto, ha ragione, eh, facciamo brevemente un'introduzione di, di cosa parla, visto che abbiamo detto è un romanzo, quindi sì. uno dice anche: sembra una cosa un po' più semplice da leggere, magari rispetto alla poesia che tanti, anche solo in italiano, non, non leggono. però questo cosa, cosa ci offre come storia? Uh, allora, la storia in realtà non è assolutamente semplice da riassumere, perché chiaramente no, le no. pagine di cose ne succedono. È, è un po' tutto, nel senso che è un romanzo familiare, è un romanzo di formazione, è un horror, è un romanzo psicologico, c'è un po' di tutto dentro. Diciamo che ehm, a grandi linee noi ripercorriamo tre generazioni. Mm. Uh, come dice il titolo, il personaggio forse principale, quello che muove un po' la storia. Che fa sì che eh, ci vengano presentati poi un, un ventaglio di personaggi, tutti estremamente ben definiti, estremamente, dalla psicologia estremamente profonda, è appunto questo Genji, Karu Genji, che è un figlio eh, avuto dall'imperatore con una concubina di basso rango. Um, e che uh, per via appunto del, dell'amore spropositato che questo imperatore nutre per questa concubina rischia di subire tutta una serie di angherie da parte di avversari politici, di, di potenziali avversari politici, e quindi, sin da piccolo, uh, viene espulso dalla uh, genealogia imperiale. Quindi, lui viene, diventa un commoner, diventa sì. una persona comune, seppur di altissimo rango, ovviamente. Um, e uh, inizia un po' quella che è la sua avventura, l'avventura di un ragazzino che da giovane è un vero casanova, <ride> <Sì>. uh, <ride> che è sempre a rincorrere delle storie d'amore e soprattutto uh, lui ricerca in tutte le donne la sua madre defunta perché lui rimane orfano di madre a, a soli tre anni e lui è uh, un po' in questa sorta di complesso di Edipo. Va in giro cercando una figura che sia sia un amante sia una madre. Mm. Eh, e questo però lo caccia in una marea di guai. Decisamente. in una marea di guai, <ride> eh, solo che adesso non voglio fare troppi spoiler. Diciamo che lui riesce in un certo senso ad uscire da questa spirale di sfiga mm -hmm. ehm, e ad assumere una, una posizione molto alta a corte, a diventare, diciamo, la persona più influente a corte, però. Uh, se da una parte diciamo, la sua vita pubblica sfavilla e um, raggiunge le, le, le massime vette sperate, la sua vita privata va sempre più a pezzi. Mm. Um, e poi si vede la storia dei figli e la storia dei nipoti di lui. Giusto. È. Quindi... Quindi è per questo che è lungo. Eh, ed è per questo che è impegnativo, soprattutto proprio perché io direi anche banalmente, una cosa difficile è ricordarsi proprio il numero di personaggi che ci sono, cioè, oh sono mia. veramente tanti, tra l'altro, cioè, eh, per via del fatto che in Giappone, nel Giappone antico, soprattutto le donne eh, non avevano neanche dei nomi propri, sì. ma venivano identificate sì, con sì, sì. il rango dell'uomo a loro più vicine. Uh, diciamo che è, è ancora più difficile capire chi siano se non si è, diciamo, abituati. Ma uh, l'edizione, appunto, di cui tu hai parlato anche prima, tradotta da. Maria Teresa Orsi um, è fatta molto bene in questo senso perché all'inizio di ogni capitolo ha la presentazione dei personaggi, quindi, comunque, uh, vengono anche se non sbaglio um, aggiornate <ride> uh, le, le cariche appunto dei vari personaggi in modo tale da capire chi fossero prima. E um, quindi, quindi se volete imbarcarvi in questa cosa, eh, sapete saprete, saprete adesso che c'è anche il canale di, di Daphne, che penso possano trovare attraverso il tuo link in bio. No? Sì, sì, Instagram. sì, adesso sta nel mio link in bio e sta anche sul sito che a breve lancerò, se Dio Bene, vuole. bene, benissimo. E comunque sulla mia pagina YouTube c'è tutto. Esatto, è, è, anche, è vero, ci sono le live, anche quelle molto interessanti, praticamente vi trovate una sorta di altro podcast, se, cioè non dovete per forza guardarle, lo ascoltate, ma eh, capirete molto meglio appunto, alcuni passaggi, alcuni dettagli che, che Daphne spiega. Benissimo, e, um, dai! No, no, no! Cioè, se, se le persone hanno tenuto duro per un anno intero, eh, penso che ci sia, ci sia una motivazione. Ma penso che sia perché faccio ridere <ride> quando spiego le cose fondamentalmente. Vabbè però... bene, cioè, unire l'utile al dilettevole mi sembra un'ottima un qualità. Certo. E um... A proposito di cose divertenti, diciamo, secondo me a te piace molto il fatto che eh, poi durante appunto questo periodo di, di fioritura praticamente del, della, della narrativa eh, giapponese, eh, a te piace un pochino, secondo me, che ci sia stato questo. Ehm, in questo scontro fra intellettuali che c'era a corte, um, perché ne hai parlato spesso anche nei, nei tuoi post su Instagram, in particolare di Murasaki Shikibu l'autrice appunto del Genji Monogatari sì. ma anche di Sessionagon che è sì. diciamo, appunto la sua rivale e quindi cioè, intanto magari dici solo brevemente cioè, come mai si formavano anche queste rivalità se c'è una motivazione particolare mm -hmm. e poi appunto citiamo un attimino Sessionagon cosa ha scritto perché anche, anche la sua opera mi sembra una che vale la pena citare Assolutamente. Allora, le rivalità che si generavano in realtà erano rivalità fra concubine o fra famiglie mm. rivali, cioè c'era sempre sullo sfondo comunque una lotta per il potere. Eh, specialmente nel periodo Heian, adesso non voglio fare anche il pippone di storia, però <ride> ehm, le famiglie più influenti puntavano al far sposare le figlie con gli imperatori in modo, che poi, in modo da diventare poi parenti materni dei, degli eredi al trono, dei futuri imperatori, perché questo chiaramente gli dava un controllo illimitato uh, sulle decisioni dello Stato. No? Mm. Uh, quindi era molto importante che uh, queste fanciulle si ingraziassero all'imperatore rimanessero incinta e, uh, e che poi una volta partorito un maschio questo venisse nominato erede al trono. E per farlo eh, non è che se andava dall'imperatore gli si puntava la spada alla gola, ehm, cioè a volte sì, però nel senso <ride> di solito, a volte di sì. solito. Si cercava invece proprio di attirarlo verso ehm, una concubina piuttosto che un'altra, circondandola, ovviamente crescendola ed educandola per essere la donna più perfetta del mondo, ma anche circondandola da personalità che fossero interessanti, che fossero frizzanti, che fossero al passo con i tempi, colte, che riuscissero in un certo modo ad intrattenere anche intellettualmente l'imperatore e i suoi, i suoi funzionari. Uh, quindi le, le rivalità che si generavano era, erano più che altro rivalità fra uh, dame di corte che servivano diverse concubine e che quindi dovevano lottare per, uh, per far sì che fosse la loro padrona che veniva scelta dall'imperatore. E questo è esattamente il caso fra Sei Shonagon e Murasaki Shikibu, perché Sei Shonagon era la dama di corte principale dell'imperatrice Teishi, che fu la prima moglie, la prima consorte dell'imperatore Shijo. Eh, mentre Murasaki Shikibu fu il suo corrispettivo, però per eh, la consorte Shoshi, che invece fu la seconda. E ci fu probabilmente uno dei periodi con le lotte per il potere più acerrime. Mm. Uh, di tutto il periodo Heian che però si combatterono tutte, quasi tutte, comunque ehm per col <ride> Sì, per, scritto, <ride> per poesie, ovviamente. Mm. Eh, non si sa in realtà se Murasaki Shikibu e Sei Shonagon si siano mai conosciute in realtà. Nel senso che Murasaki Shikibu ha parlato più volte di Sei Shonagon eh, perché anche come tempi in cui Sei Shonagon era a corte, eh, cioè Sei Shonagon ha, ha prestato servizio a corte prima di Murasaki. E mm. uh, quindi senz'altro la sua fama si era già diffusa. Mm. Mentre, se, mentre Sei non ha mai parlato di Murasaki Shikibu quindi non sappiamo se si sono conosciute sul serio. Uh, senz'altro, Murasaki stimava molto sei, mm. però non le risparmiava delle frecciatine. <ride> uh, cioè, diceva, per esempio, che era troppo esibizionista. Sì. Perché a quei tempi le donne e loro erano entrambe molto colte, conoscevano anche la, la letteratura cinese. Sì, perché esatto. all'epoca, per le donne era, una, era, rec, era preclusa quell'area mm -hmm. quell del sapere, ma loro, la, loro conoscevano molto bene questa cosa. Um, e tecnicamente non dovevano, nel caso la sapessero, ostentarla. appunto. Esatto, mentre Sessionagon la ostentava moltissimo. E quindi Urasaki Shikibu in un paio di occasioni le lancia delle frecciatine e dice anche, vabbè, lei si metteva a scrivere kanji a destra e a manca, però non è che li scrivesse così bene. Cioè erano pure okay. piuttosto brutti. Mm. Quindi fanno anche sì. le critiche proprio di tipo estetico anche, no? Cioè non solo... poi ovviamente di contenuto perché immagino che dopo interessasse particolarmente quello con figure retoriche varie eccetera sì. eh, però ecco quindi anche a livello estetico tipo, tipo questa cosa qua che ho riscoperto <ride> ho, ris ho riscovato tipo in un'altra un stanza che, che ho detto boh vabbè sono quelli che cioè, me l'hanno fatto tipo al Festival dell'Oriente questo per chi ci sta solo <ride> ascoltando ehm, è, è un, un foglio decorato con il mio nome scritto in iragana e, e però, cioè, nel senso, a parte che appunto non dovrebbe essere scritto in i eh, però però, insomma, ho detto: vabbè, dai, fa bella figura, lo appendo lo stesso, però, carino, in effetti, sì. però in effetti, tipo questo stile magari potrebbe essere criticato da qualcuno che pratica, per esempio, la calligrafia, suppongo. E quindi un pochino era così anche, anche in epoca eian, anzi, direi pure peggio, evidentemente. Beh, sì. e, <ride> e quindi Sei Shonagon cosa ha scritto il Makurano Soshi? No? Sì, Sei Shonagon ha scritto il Makurano Soshi, che sono le note del guanciale, che è un altro insieme al Genji pr probabilmente è l'altro caposaldo della letteratura giapponese. Um, e uh, praticamente il Makurano Soshi è, 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 appartiene al genere Zuihitsu quindi è una sorta di saggio. Um, perché lei mescola, diciamo. Mm, appunti poetici, appunti estetici, appunti poetici, riflessioni anche, diciamo, letterarie alla narrazione di episodi di vita a corte, specialmente sì. di episodi legati alla sua padrona, all'imperatrice Teishi. Mm. Che lui cerca, lui, eh, scusate, che lei cerca di dipingere sempre in una luce sfavillante e sfolgorante, nonostante sappiamo che purtroppo Polaccio abbia fatto una fine infame, eh, <ride> però c'era una forte amicizia fra loro due, quindi Sei ha sempre cercato invece attraverso le sue pagine di renderle giustizia, mm. quindi è, è un, cioè, no, ovviamente, questo come si sarà capito, non è un romanzo, è più una roba. Mm, cioè, pensieri sparsi, no? Sì, sostanzialmente. Sì, Comune di Baldone più o meno. Eh, esatto, brava, hai trovato, sì. hai trovato il paragone giusto perché non è neanche un diario, come abbiamo citato prima, i nicchi, però è proprio una cosa del tipo, ah, oggi ho visto questi fiori e mi sono piaciuti, cioè nel senso sì. è una roba del genere, quindi un po' estemporanei magari, mm. però cioè, ci fanno capire anche lì magari uh, cosa si osservava. Con particolare attenzione anche per via di eventuali concetti. Eh, tra l'altro in questo periodo eh, c'è comunque la diffusione del buddismo, mm -hmm. e quindi iniziano a esserci i concetti buddisti che, che cioè, sì. a, in, iniziano a impregnare proprio no, la vita quotidiana. Anche quella hanno infatti, anche di questo ne hai parlato spesso, e, e se ne vedono anche esempi, infatti, nel, nel Genji. Quindi veramente diciamo e poi tutto un un circolo che, che si autoalimenta e, e tra l'altro anche di, di, di queste cose, cioè di composizioni eh, che narrano de, della vita corte ma anche dei propri sentimenti eh, in cui si intravedono estetica buddista e non solo, eccetera, ehm, ne abbiamo già parlato in un bel po' di puntate fa ormai nel Torikai Kayabaya sì. Monogatari sì, esatto. che, però, che però io ci tengo sempre a... <ride> A rinominare, a parte perché Grazie. adesso ovviamente ha senso farlo, ehm, è un monogatari come abbiamo detto, sì. nelle puntate ovviamente sono cioè viene definito un po' meglio tutto, lo ricitiamo solamente perché intanto eh, Daphne lo ha tradotto per la prima volta in assoluto in italiano. Sì, sono e... a metà adesso, mi mancano esatto. gli ultimi due volumi però piano piano, esatto. piano arrivano. Ha tradotto e ha concluso, infatti, adesso di distribuire il secondo volume perché lo distribuisce attraverso la sua newsletter. Quindi, insomma, iscrivetevi anche a quella eventualmente, eh, oltre al canale Discord. Insomma, vi diamo un bel po' di roba a cui potervi Sono troppo iscrivere. <ride> no, no, ci sta anche perché in realtà l'idea della newsletter secondo me è molto comoda. Eh, viene, viene vista più, più facilmente no? e, e quindi in questo modo potreste leggere i capitoli di questi due volumi usciti fino adesso tradotti appunto da Daphne per la prima volta e che narrano in realtà una storia anche in questo caso come il Dengi Monogatari molto eh, moderna mm -hmm. molto vicina agli argomenti sì. che, di cui parliamo ancora oggi anzi forse oggi più che mai eh, in particolare sull'identità di genere Uh, quindi io vi invito, in realtà non voglio starci a, a dire troppo adesso qui perché abbiamo due puntate, vi raccontato di tutto e di più e, ed è stra interessante. Um, e tra l'altro però per, per, da questo posso passare ad un altro uh, genere uh, della letteratura classica perché mi sono accorta anche nel mio ripassino per oggi <ride> che uh, la protagonista di uno, uno dei due protagonisti di Torica e Baia Monogatari Ovvero uh, Himegimi, quindi questo, questo nome così è anche lo stesso nome della protagonista di uh, una storia che uh, adesso ci racconti um, che rientra nel genere di Mamako mono. Uh, mm -hmm. Quindi questi, questi racconti che io, io voglio parlarne perché anche questi possono. Essere un po' familiari a chi ci ascolta perché somigliano un po' a delle storie di, di tipo Cenerentola con la matrigna no? e quindi so, so, ho visto, ho notato che c'è questo nome che, che si accomuna a una delle protagoniste di queste storie. Sì, il, allora il nome in realtà è un, puramente un caso, perché eh, chiaramente non usando i nomi propri. Tutte le bambine uh, di, di queste storie che rivestano una posizione non proprio ecco, umile, vengono chiamate principessine. Quindi mm. Chimedini vuol dire principessina. Ok. Um, però uh, tu sollevi un tema molto importante e molto anche curioso. Uh, che sono appunto queste storie di matrigne, fanciulle contro matrigne. Mm. Uh, tu probabilmente stavi citando il Sumiyoshi Monogatari. Sì, possibile. Uh, perché l'altro era Cubo. Sì. Esatto, c'è anche Ocicubo. Um, Ocicubo, forse, è proprio il primo. È il primissimo: la primissima storia è proprio una storia in stile Cenerentola. Cioè, c'è questa ragazza che è di nobili, di nobili origini, perché sua madre è addirittura una principessa imperiale. Mm, Però. Ok. Muore. e quindi uh, viene diciamo presa a casa del padre che nel frattempo si è risposato con una dama che ha già tantissimi figli uh, e che la tratta malissimo. È letteralmente Cenerentola, quindi. È letteralmente <ride> Cenerentola, Ad addirittura la fa vivere, la costringe a vivere in uno sgabuzzino in una delle aree diciamo uh, sottoelevate della casa. Si chiama mm. proprio Cicubo, è tipo il padiglione sprofondato okay. da cui lei prende il nome. Eh, eh, okay. Viene vestita di stracce e viene costretta a eh, cucire per le sorellastre degli abiti meravigliosi mentre lei rimane relegata là dentro. Quindi è proprio eh, questa... come le altre volte che dico spesso ormai, <ride> tutto il mondo è paese. E anche, sì. anche in questi casi vedete che in realtà certe cose non, non cambiano Dunque si vada. Esatto, cioè, esatto. forse proprio perché in realtà ci sono degli insegnamenti poi, no? Senz'altro, um, tra l'altro qui uh, lo schema è, è tale e quale a quello di Cenerentola. Mm. Perché c'è un, una sorta di... Non è proprio un principe, però è un, uh, un altissimo funzionario dello Stato che... Ieri a sapere dell'esistenza di Oshikubo eh, la, la, la va a spiare, si innamora di lei, decide di eh, sposarla e scappare via. Quindi mm. lui la rapisce direttamente proprio da, da casa sua. Eh, e la tiene nascosta per una serie di anni, in, in, dove appunto le fa fare tra l'altro una vita principesca, la, vi la vita che lei si merita, perché è così, una ragazza così bella, dolce e brava. <ride> uh, e poi la morale però è che questa fanciulla perdona la sua famiglia d'origine, perdona il padre che ha permesso che venisse abusata e perdona anche la madrigna. Ok, quindi il senso uh... in realtà, l'insegnamento è proprio questo, probabilmente c'è insegnamento, sì, il messaggio che si voleva dare era questa cosa del perdono probabilmente probabilmente mm. sì probabilmente era anche una sorta di eh, manuale di virtù femminile cioè il eh. fatto che non bisogna essere rancorose perché ti vengono mm. le rughe non lo so una cosa <ride> <troppo> del genere <ride> ok um, e anche questo forse questo rispetto per la famiglia mm. supporto sì. per la famiglia qualsiasi cosa succeda Mm, può essere mm. sì, che però di, di, diciamo che appunto ecco, questo è uno dei casi secondo me dove magari si fa più fatica uh, ad accettare appunto questo tipo di, di morale, a comprenderla, perché ancora adesso comunque per i giapponesi la famiglia è, non dico tutto, ma quasi, e, e quindi mm. forse è anche dovuto a questo tipo di, di scritture che alla fine si è poi... Insomma, co costruito dopo anche tutta una serie di um, comportamenti culturali tradizionali che poi si sono rispecchiati anche in alcuni mm. eventi storici. E um, okay. poi, poi c'è qualcos'altro di, di, di interessante, anche, anche non per forza di prosa, visto che abbiamo un po' mollato la poesia. <ride> però <ride> questa, è questa è colpa mia perché io non sono molto interessata, devo ammettere. Però. <ride> Tu, tu hai tradotto anche delle poesie oltre che sì. di prosa, quindi, quindi sì, sì. in realtà non hai tradotto i soliti haiku che tutti conoscono. Ne ho tradotti eh... i botti forse in, in, in comparazione. No, anche più che altro credo proprio, cioè la gente conosce ormai gli Aiku perché vabbè Mazzuobascio sì. è facile da trovare anche solo online, però tu invece ti sei occupata di un altro tipo di poesia e anche qua volevo un attimino ehm, spostarci per, per il fatto che tu sei eh, la fon fondatrice e ovviamente scrivi per Kotodama, eh, anche sì. di questo Insieme abbiamo già esatto nella relazione <ride> vero e io ci sono unita da, da poco da due numeri però sì e, e però um, tu per cotodama abbiamo già avuto anche in questo caso modo di, di parlarne su un'altra puntata dove vi rimando ma uh, tu per cotodama appunto praticamente tutte le volte mi sembra hai sempre tradotto qualcosa sì. e che, che fosse in prosa come adesso nell'ultimo numero che uscirà a breve uh, oppure appunto delle poesie di personalità che anche in questo caso se non sbaglio uh, hai sempre preso mh, autrici donne soprattutto che non sono mai arrivate ancora in italiano no? Sì, e... sì, sì è vero effettivamente ho fatto una scelta un po' di quel tipo specialmente nei primi numeri mm. Eh, non ci avevo fatto, non me lo ricordavo neanche più, quindi in realtà <ride> grazie per avermelo ricordato. Eh, perché vedi a cosa sì. serve fare le revisioni anche. <ride> <ride> perché ho letto tutti così da cima a fondo quindi perché, per chi non lo sapesse no vabbè però per chi non lo sapesse Cotodama è anche uscito in cartaceo quindi ne approfitto facciamo anche questa marchettata dove in realtà comunque non lo è perché ci sto dentro anch'io e appunto lo potete trovare su Amazon con i primi eh, numeri raccolti tutti insieme eh, rivisti e, e corretti e con anche qualche speciale in più e yes. Ad un ottimo prezzo, comunque considerando c'è cioè, la quantità di roba, sì. mh, comunque scritta in maniera anche molto onesta e um, soprattutto reale, perché ci sono testimonianze comunque che vengono direttamente dal Giappone, uh, e poi appunto cose inedite come quelle che traduci tu. Quindi uh, vale assolutamente la pena anche in questo caso spendere qualche soldino per avere queste queste poesie che. Volevo appunto ci dicessi qualcosa di più, e anche magari dirci tipo anche in questo caso, tipo le difficoltà di traduzione, magari rispetto alla prosa, uh, allora, le difficoltà di traduzione in realtà dipende, uh, cioè, quando mi sono trovata a tradurre magari cose più moderne, mm. uh, la difficoltà principale chiaramente è um, che il giapponese è una lingua profondamente diversa dall'italiano. Quindi, comunque, bisogna sempre fare dei giri di parole um, e tradurre e tradire, no? Come si dice sempre. Mm, cioè sì. Ci sarà sempre qualcosa che rimane lost in translation. E uh, forse la difficoltà maggiore che io trovo, perché io non scrivo prosa. Mm. Eh, io non sono una buona scrittrice quindi ogni volta cercare di adattarmi allo stile dell'autore allo stile originale cercare di trasmetterlo in italiano penso che sia una, cosa, una delle cose che mi riesce peggio quindi qui Capito. faccio mea colpa no vabbè eh. è normale cioè alla fine anche in questo momento sei ancora sì. una studentessa eh, ti sei già messa un sacco in gioco ehm Direi che è sufficiente. Grazie. Cioè, Grazie. mille. Finché le cose sono comprensibili, cioè penso che si possa andare al di là un attimino, anche cioè, parlando in maniera magari poco professionale, però eh, si può andare un attimino al di là del solo. C'è anche del pensare a ah, devo essere più fedele allo stile. Non, non sei Maria Teresa Orsi. No, no, non, è, non vuole essere un'offesa, ma neanche cioè, vuole essere più una cosa del tipo: cioè, sì. stai facendo già qualcosa di molto valido che purtroppo, anche secondo me, ci manca ancora tanto. Eh, no? Nel sì. senso, abbiamo in Italia veramente ancora poche cose tradotte, eh, tra l'altro, poi un pochino sempre dagli stessi, diciamolo. Eh, quindi. Quello che fai comunque è già preziosissimo. <ride> Grazie. E, e quindi cosa, cosa dicevi della, della poesia? Scusa. Per, la, eh, per quanto riguarda la poesia, invece, è proprio un universo a parte, cioè nel senso, ci sono talmente tante figure retoriche, e anche tan talmente tanti topoi: cioè, ci sono delle immagini ricorrenti che le, chi conosce la poesia, comunque chi viveva. Ehm, chi la usava nella sua quotidianità riusciva subito ad associare queste immagini magari a delle determinate situazioni o a dei determinati sentimenti. Mentre per il lettore, ripeto, il lettore italiano del 2022 questi sono del, degli accostamenti che sono assolutamente inimmaginabili. Sì. proprio perché manca un contesto quindi ogni volta bisogna proprio lottare per uh, rimanere comunque nell'ambito della poesia quindi avere comunque qualcosa che sia breve con un ritmo, con delle immagini, con dei suoni che ricordano comunque in qualche modo il linguaggio poetico uh, ma al tempo stesso uh, bisogna cercare di veicolare tutti questi non detti mm, sì, che poi tipo in... Uh... Torica e Baia, ricordo, mettevi delle note dove è possibile. Sì. E se non sbaglio comunque anche poi nelle poesie, però in effetti cioè, dopo uno deve... Soprattutto nella poesia è un peccato perché tocca andare a proprio interrompere la lettura di un qualcosa che dovrebbe suscitarti un'immagine, no? E lì sì. interrompi quella magia che, che in qualche modo dovrebbe crearsi, invece per la prosa è ancora ancora è fattibile, quindi cioè, comunque la difficoltà è proprio questa, direi, la, la difficoltà sì. maggiore. Eh, però purtroppo lì bisogna anche arrendersi in un certo senso, no? Cioè eh, è impossibile avere mm. qualcosa che sia al 100%... Fedele uh, fedele all'originale, mm. quindi però, cioè, <ride> devi veramente mm, non, non lo so quanto ci metti tu a tradurre, perché nel senso, per quanto riguarda la prosa, vabbè, quello dipende proprio dalla lunghezza, quindi non, non ha senso che mi dici sì. un qualcosa. Ma per, per una poesia anche breve perché comunque ne hai tradotte anche di molto brevi, quanto ci va? Perché tra l'altro. Da dove le prendi nel senso? <ride> aspetta, aspetta la, la, domanda, la domanda precisa è, è questa. In realtà, da dove le prendi? Nel senso che eh, tu mostri anche i tuoi studi per quanto riguarda appunto eh, la scrittura in corsivo, diciamo, giapponese. <ride> e io, io, fa, io faccio i quiz che metti, e ogni volta sono tipo Ok, questo assomiglia a questo kana, Quindi sicuramente non lo è. <ride> cioè, ragiono, ragiono, ragiono così ormai no? e invece, <ride> è, è tipo, è invece è tipo la terza opzione e, <ride> <ride> e, quindi mi chiedevo se addirittura per questo tipo di, di poesie magari quelle più antiche comunque eh, non ti mh, affidassi appunto anche a questo tipo di mh, di scritture, cioè magari hai per, per via del, dei tuoi compiti, dei, dei, delle cose che devi consegnare per, per, scuola, per, per scuola, vabbè, per l'università, sì. e, e allora magari le sfrutti anche per i tuoi contenuti, e, e allora se, se le prendi anche scritte così in corsivo, o se invece hai comunque delle dei testi scritti in maniera umana. Per eh. le poesie ti, ti devo essere sincera, io non vado a decifrarmi Kuzushiji, eh, okay. <ride> anche perché in Giappone ci sono moltissimi database dove non mm. solo le mm. antologie imperiali, che sono chiaramente le, i testi principali, che quindi si trovano anche nelle biblioteche, no? in edizioni moderne, con le note, però proprio anche le, le, le più piccole edizioni, le più piccole pubblicazioni, sono mm. state quasi tutte messe in The Database che okay. sono accessibili tramite l'università quindi ah, uh, io beh, le, come le scovo di solito scelgo un tema a meno che non ci sia una poesia che ho letto di recente che mi è piaciuta un sacco e che quindi decido di condividere io generalmente scelgo un tema cerco delle poesie su quel tema me ne leggo una decina una ventina e poi magari ne prendo una o due ok uh, e per la traduzione ti dirò tipo all'inizio ci mettevo un sacco ed ero pure una sola cioè, io a volte vado a rileggere le mie prime traduzioni, sono tipo: no, vabbè, orrendo. Cos'è questo? Vabbè, io non posso, non posso dire nulla perché in effetti non ho voce in capitolo, no, però erano delle parafrasi, cioè, erano, erano scene. Eh, mentre negli ultimi anni, negli ultimi anni, insomma, nell'ultimo anno ho cercato di eh, migliorare un po' sotto quell'aspetto, chiaramente non sono ancora soddisfatta, però quantomeno cerco di dargli un ritmo, delle cose. E dipende molto in realtà da poesia a poesia, cioè ci sono delle poesie che la traduzione mi viene così, mm. istantanea, eh, delle poesie che ci devo pensare giorni, perché <ride> magari c'è cioè, quell'immagine che figura. voglio sicuramente veicolare. Ah, e non trovo le parole, capisco. Forse, oltre a questo, magari anche chi dopo cioè, diciamo traduce mh, questo tipo di raccolte anche per lavoro, eh, forse bisogna effettivamente studiarsi in modo particolare, credo, anche proprio la, diciamo la poesia italiana, o comunque approfondire in qualche modo, credo. Eh, le figure retoriche. Eh, la metrica, sì. appunto, anche perché poi già quella giapponese è diversa, no? tipo anche solo gli haiku ma in generale comunque tutto va per more e le more eh, sono questa praticamente divisione, per semplificarla malissimo, divisione in sillabe, mm -hmm. eh, mettiamola così, e che però vabbè, ha, ha una sua appunto metrica, una sua musicalità particolare, che però è, è totalmente diversa dalle nostre che vanno proprio per rime. Eh, ecco, non lo so se ci siano delle rime nella, nella poesia giapponese. Non... C'erano, specialmente okay. verso il Mayoshu, le, le poesie okay. più vecchie e le poesie più moderne che sono poi state ispirate da quello occidentale. Mentre mm. poi nel, dal, nel periodo Heian, Kamakure, successivo, eh, e Edo anche con lo sviluppo del, dello haiku, in realtà eh, le figure retoriche sono andate completamente per un verso opposto rispetto cioè mm. per, per una stella completamente diversa dalla nostra e anche veicolare perché che non abbiamo è una sfida in un certo senso sì decisamente Sì, perché cioè se già cambiano diciamo all'interno del ehm, de sì della tradizione lettera letteraria giapponese eh, <ride> dopo non trovi neanche magari quel corrispettivo che potevi provare a, a cercare nella in quella italiana e esatto. Però, già che parliamo di figure retoriche, mi, uh. viene, mi viene in mente, proviamo a cercarne una, così random, penso ci sia, spero, nel tuo Binrun. Ecco il Binrun, per chi ci sta solo ascoltando. Però, Daphne l'ha mostrato sia qui, e sia sul suo Instagram. È un uh, libricino che è, è tipo la Bibbia, <ride> nella letteratura giapponese, suppongo, perché. C'è di tutto, nel senso viene spiegato non solo per quanto riguarda proprio la teoria, l'arco di, di sviluppo della letteratura, ma poi ogni singolo personaggio o autore o appunto opera e quindi. Possiamo trovare ad esempio anche una figura retorica, facciamocene spiegare una ad esempio, così capite magari anche <ride> la differenza okay, di quelle che usiamo sto noi. Sto cercando, sto cercando un attimo nell'indice nell dove sia mm -hmm. la pagina delle figure retoriche che senz'altro c'è. Sì, beh, dai. Infatti, pagina 188. <ride> guarda. Guarda. Pagina 188. Ok, pagina guarda che roba. Ok. Quindi cosa, la, la mamma di mia, me. sì, sì, sì eh. fa impressione. Cosa, cosa eh. ci può essere di interessante? Io mi ricordo, eh, vabbè, ad esempio, quella, una delle più classiche è questa delle maniche bagnate, no? delle maniche del kimono. Sì. Cioè, è, è presente lì, non è forse una figura retorica, però più, più che una figura retorica, io direi che è un, che è un topos letterario. Mm, sì. Scusa, ho colpito il microfono. Quindi, diciamo, una figura ricorrente che viene poi uh, associata a determinate sensazioni, a determinati. Um, come dire. Environment mi verrebbe sì. da dire: a determinati fuinchi in giapponese mm. non mi viene la parola, aiutami. <ride> uh, sì, a determinate Asmozzere. situazioni, contesti, sì, sì, sì. sì. Okay. ok. No, allora aspetta, aspetta, le, non mi viene il nome in giapponese: le parole cuscinetto: Ah, le Makura Kotoba: Makura Kotoba, cioè, che è letteralmente quello che ho detto in italiano, perfetto. <ride> e, quindi, ecco: ad esempio, le makura Kotoba, cosa sono esattamente? Le Kotoba sono, io le amo, sono queste parole, questi set di parole in realtà, um, che non hanno apparentemente spesso un nesso logico, anzi, di alcune di queste parole abbiamo, perché sono molto antiche come figure retoriche, abbiamo addirittura perso il significato. E sono um, delle parole che servono come delle formule magiche, che servono per evocare in anticipo, per farti, per generare in te l'aspettativa. Di una parola che verrà citata più tardi nel testo della poesia, ok è, um, è la tipica. Io faccio sempre l'esempio: stella stellina. Che tu sai che dopo arriva la notte e si avvicina. Le Macura Cotoba mm. sono una cosa del genere, okay. per esempio, tu sai che se uh, si nomina la formula magica, la Macura Cotoba bacca di Rubatama, mm. poi senz'altro dopo verrà, per esempio, la parola capelli oppure notte. Okay. perché sono bacche molto nere, molto lucide. Oppure ehm, c'è questa parola bellissima. Che forse, magari, chi, ti as chi ascolta il podcast la conoscerà perché c'è l'anime. Che è cehaya furu. Ah, sì, sì, sì. Cehaya furu è una parola di cui non sappiamo più il significato, l'abbiamo completamente perduto. Ma noi sappiamo, cioè, ehm, sì, in una poesia si nomina. Questa formula magica, questo Makura Kotoba, poi verrà senz'altro fuori eh, la parola Kami, che sono le divinità shintoiste. Mm. Quindi, sì, um, e ci sì. hai Afuru, in realtà non mi ricordo cosa significhi esattamente qualcosa. Non mi ricordo proprio. Non si mm. sa. Ci sono non l'abbiamo proprio. Eh, Forse sono avevo letto una teori qualche teoria. Ma nessuna di queste è stata confermata perché viene usata, come appunto stava mh, riferendo Daphne, ehm, per, per questo titolo di, di manga e anime, perché il manga adesso verrà portato anche in Italia, se non sbaglio ah. da Star Comics o, o qualcuno, qualcuno, qualcuno de, de, di una delle più grandi case editrici comunque porterà ci a Furu e, e mi interessava Bello. perché era, era carino questo anime ehm, basato praticamente sui Caruta che sono questi giochi di carte tra cui in effetti c'è proprio quello lì eh, dove bisogna abbinare le poesie no? l'inizio sì. di una poesia e la sua conclusione in poche parole è e, vero. e infatti credo che anche siano nati un pochino come modo per studiarle, no? Per far studiare le più famose, probabilmente. Eh, oggi si usano così, cioè si usano, mm. il gioco viene usato per farle imparare ai bambini. Prima era un po' il contrario, cioè la gente le studiava a prescindere, perché okay. facevano parte proprio della cultura generale e poi siccome le persone amavano moltissimo la poesia, proprio un amore sconfinato che i giapponesi avevano per la poesia, eh, l'avevano pure trasformata in un gioco, pur di mm. averla un po' sempre fra le mani. Eh, però è molto carino perché è proprio il classico, la classica gamification alla fine, no? Esatto, sì, Quindi, esatto. quindi anche questo è una roba che cioè, risale a tempi non proprio dell'altro ieri, eh, però anche, anche solo grazie a un manga, un anime, si, può, si possono riscoprire. E mi fa piacere concludere così la puntata, devo dire, comunque con questa nota pop, perché ci stava. ci stava esatto. Abbiamo confermato e... quello che abbiamo detto all'inizio. È vero, quindi sono, <ride> sono contenta, proprio stiamo chiudendo il cerchio e abbiamo anche questa volta dato un sacco di informazioni. Io lo so, raga, che è difficile <ride> ascoltare un'ora di podcast così intensi, pregni di, di cose. Però spero che vi interessino. Poi, ripeto, Daphne riesce a. A semplificare o comunque rendere proprio interessanti le cose più, più difficili anche per, chi, anche per chi appunto non, non ne sa niente quindi ripeto se vi va di imbarcarvi nell'impresa il canale per il Genji Monogatari è a disposizione Uh, ricito anche Kotodama per leggere le poesie che ha tradotto Daphne e, e poi altri perché... contenuti bellissimi esatto <ride> uh, dai va bene mi, mi faccio un pochino anche io che insomma invece da parte mia trovate a proposito di giochi in effetti dei suggerimenti di, di giochi da tavolo uh, ispirati comunque al Giappone non sono letteralmente quelli, quelli giapponesi però ce ne sono alcuni carini che, che vale la pena provare e tra l'altro a breve c'è anche il Modena Play Um, che è questa fiera dei giochi da tavolo la più grande d'Italia, e quindi uh, andrò apposta a cercare <ride> se ci sono giochi nuovi um, ambientati, ambientati in Giappone. E, e niente, io ti ringrazio di nuovo come al solito. E niente, non lo so. Io penso che ti, tra, tra un mese o due di nuovo sarò qua a chiederti di, di, di tornare perché alla fine con, <ride> combini sempre qualcosa di interessante. E perciò, secondo me, vale sempre la pena. E Grazie. quindi vi rimando anche a tutte le altre puntate che ho citato. Trovate tutto nella descrizione del, um, del podcast. Quindi lo potete trovare anche non solo su Spotify e le altre piattaforme ma anche su YouTube nel canale di stay nerd eh, potete seguire Daphne su Instagram chiocciola Daphne borracci e anche me se volete orient alle 94 e niente io ti ringrazio di nuovo davvero grazie mille anche a te <ride> grazie bene ciao a tutti ragazzi bye bye ciao, ciao.